Dandy's Day è giunto all'ottava edizione, il primo e il 2 di giugno nella città di Arezzo. Quindi con noi abbiamo il patron Alessio Ginestrini, ricordiamo anche Stefania Severi, che anche lei è patron di questo evento, che poi l'avete creato, no Alessio, diciamo anche questo. E ad Arezzo i maestri dell'eleganza arriveranno da tutta Europa, vero? Sì, certo, quest'anno ci siamo superati. Da raduno nazionale è diventato internazionale perché arriveranno i dandy, uomini gentili, dall'Olanda, dall'Inghilterra e da Parigi. E abbiamo anche ospiti la direttrice del Tevin di Arezzo, Valentina Romanelli, perché quest'anno avete deciso di fare un qualcosa veramente di straordinario. Certo, sì, ci sarà proprio una raccolta fondi per sistemare le camere degli ospiti di Casa Tevene, che ricordiamo, Casa Tevene accoglie bambini con difficoltà, bambini Fa anche parte della orfani, nostra certo, comunità sì, e ormai, era ragazze tantissime. madri vittime anche di violenza. Quindi c'è l'aspetto anche etico, no? Molto, sì. L'aspetto etico. Ora poi vengo da Valentina perché so che insomma preparate un qualcosa di speciale. Però l'ottava edizione, qual è qualche novità se c'è? Certo, allora, a parte questo numero 8, che comunque per me Il numero significa perfetto, tanto, eh? fortunato, è un numero che, di prosperità, di fortuna, e questa ce ne vuole tanta, perché l'evento è cresciuto tanto, arriveranno più di 500 persone, tra fotografi, giornalisti, Poi in un dandy, contesto della fiera gentiluomini, antiquaria, di voglio qua dire, sarà cioè veramente tutto, Arezzo sì, a sì. parte il fatto che la nostra città, e non parlo, è bellissima, però quando Certo, ci sono questi eventi, sì. veramente, cioè, ti si apre il cuore, perché poi figure, vestite, tutte eleganti, Sì, bello, il molto, bello, il molto. bello, La gentilezza, il buon l'educazione. gusto, il buon tono, le buone maniere che non sono mai fuori moda. Certo, io vedo che tu hai un pettine, no? Perché tu sei proprio un Sì, barbiere, barbiere aretino. Sì, però sono un barbiere. itinerante, cioè Itinerante, tu sei ti l'unico che. sposti. Sì, mi Dove ti chiamano chiamano, degli vai. eventi e con il mio progetto, una barba di solidarietà, diciamo, ridò vita all'antica tradizione barberia italiana. Poi ritorno, eh. Allora, direttrice, ho detto il bello, no? Perché effettivamente dove c'è brutto e poi come si vede sporco, no? Se butti una carta per terra ce la butti senza averne rimorso, no? Il Sì. bello Sì, però ti porta a ti porta a sognare. sognare, ti porta a sognare, quindi ecco quella nostra sinergia con Alessio e Stefania che ormai va avanti da anni e quest'anno Che il cosa ci fate? Cosa progetto. fate all'interno del Tevin quest'anno? Allora, quest'anno organizziamo una cena di gala che sarà preparata e curata nei minimi dettagli dal nostro Come si cuoco chiama il cuoco? Che mi Luca immagino che Molinari, che è già tutto Luca! in fermento. 300 persone poi! Sì, è veramente bravissimo perché poi sa curare, ecco, l'attenzione ai dettagli, no? Che diventa un po' Certo. quello che noi educatori facciamo tutti i giorni Sì, perché quando. non è tanto quello che uno mangia, è il contesto anche, Sì, no? Quello che sta fuori dal sì. piatto. E anche i nostri ospiti stanno già aspettando l'evento perché incuriosisce, perché veramente porta allegria, ecco, vedere queste Perché figure così particolare. particolari, eleganti, quindi belle, è veramente piacevole. Perché no, ora diciamocelo, potrebbe sembrare un evento superficiale il dandy, ma è una filosofia di vita che può giustamente, direttrice, anche far capire che il bello non è superficialità. No, esatto, c'è un'attenzione, uno studio, il rispetto, quindi questo ci porta a vivere con uno sguardo diverso. Bene, quindi è anche un momento, potrei dirlo, educativo. Sì, Educativo, a noi ci non ho piace sbagliato. Un considerarlo un momento momento educativo di educativo, vita. sì. Allora, novità questa cena dove insomma si può partecipare? Quindi dove ci dobbiamo rivolgere? Alla Casa Casa Tevening? Tevene, il giardino sotto le stelle, Giardino meraviglioso, sotto le sì, stelle. abbiamo un giardino che è bellissimo. meraviglioso Sì, lo e so. addobbato a festa, fa veramente una Quindi gran immagino i figura. ragazzi. Sì. Immagino. Allora, poi le novità quali Allora, sono? grazie a Sandro Sarri, che comunque è l'organizzatore e presidente del Tevene, abbiamo organizzato allora un Persona fenomenale che raduno, saluto personalmente. Vai. Molto importante perché ci sarà il primo concorso d'eleganza automobilistico d'epoca, dove verrà premiata l'auto, ma soprattutto la tenuta d'epoca, in base sicché i personaggi che arriveranno ad Arezzo con queste macchine esclusive dovranno anche essere vestite adeguate all'anno dell'auto, sicché è una cosa incredibile, di grande ricercatezza e di attenzione. Comunque, al Prato di Arezzo, sabato 1 giugno, ci sarà anche un'area super green, perché comunque il movimento dandy è anche Certo, sostenibilità e sostenibilità. attenzione a essere sempre più green. E il Quindi bellissima.
Poi dopo, sempre il sabato sera, c'è la cena all'interno della struttura del Tevening. E la domenica, anche lì... La domenica ci sarà un bel contenuto, perché sarà la seconda Dog Esibition Show con una sfilata degli amici quattro zampe nel Corso Italia. Da non dimenticare, perché il rispetto viene anche verso gli animali. Con la fiera antiquaria sarà tutto meraviglioso. Ma poi avete anche il défilé. Sì, il défilé, un red carpet con la super regista Sarah Jo, modella di Versace. Sarà una cosa straordinaria, stilistica, arriveranno da tutta Europa. Però si può sfidare chiunque, anche chi non ha la prontezza della modella. Certo, ci saranno anche modelli professionisti, che ci sarà una sfilata dandy, ma ci saranno anche modelli professionisti che vorranno... Comunque senti, i modelli sono in giro per tutta la città di Arezzo, e già quello, vero, è qualcosa, che poi anche dentro, anche voi dentro al Tevening vi vestirete? Allora, ci vestiremo a festa, non siamo dandy, ma ci vestiremo a festa, quindi c'è un... Io comunque faccio un grosso in bocca al lupo al cuoco, ok? Perché me lo ricordi il nome? Luca Molinari. Luca Molinari, perché preparare una cena per 300 persone non è facile. Voglio ricordare anche i nostri brand sponsor, sono gli artigiani che faranno una grandissima esposizione all'interno dell'Auto d'Onore, Palazzo della Provincia, arriveranno anche loro da tutta Italia e daranno il meglio per un'esposizione. L'artigianalità che sta scomparendo. Sì, le strade, non le vie della seta che comunque sono importanti, ma le strade di Arezzo, l'italianità e l'artigianalità. Che è fondamentale. E diciamo che è uno dei pilastri del nostro paese. Allora, posso ringraziare la provincia e il comune di Arezzo che ci hanno dato il patrocinio. Certo, quindi... sì, importante, perché questa è una collaborazione di tutti, ma anche gli aretini, perché tramite le nostre piattaforme Facebook e Instagram hanno messo tantissimi like, e questo diciamo... Comunque ce l'avete, giustamente, la pagina Facebook? Sì, Facebook Dandy Days, maestri di eleganza per le vie del centro, Instagram Dandy Days Arezzo. Comunque Dandy's Day, andate e vedrete tutto il programma. Io ringrazio i miei ospiti e vi ricordo... Il primo e il 2 di giugno ad Arezzo ci sarà l'ottava edizione del Dandy's Day. Siamo tutti invitati.